È un premio dedicato a Cristiana Matano che si svolgerà anche quest'anno a Lampedusa, non una scelta a caso perché lei riposa lì per sua scelta, l'ultima sua scelta è stata quella di riposare definitivamente lì a Lampedusa e quindi la manifestazione la facciamo anche quest'anno a Lampedusa, ma ha i collegamenti diretti anche con Palermo e non a caso oggi la conferenza stampa la facciamo al Teatro Massimo di Palermo. Due giorni ad iniziare dall'8 luglio. A cominciare dall'8 luglio, due giorni ricchi, due giorni pieni di sport, di teatro, di convegni, di musica, di riflessioni, di memoria nella terra che è la capitale dell'accoglienza e dell'ospitalità. Già diciamo la seconda edizione, l'anno scorso come ha accolto l'isola questa prima edizione? Ma noi la stiamo rifacendo proprio perché l'amministrazione è stata accolta non in maniera ottima ma fantastica, come forse non ci aspettavamo. Abbiamo proposto tante cose, tanti personaggi, è arrivato anche il Presidente del Senato Pietro Grasso, il Sindaco Leo Luca Orlando, per la musica Edoardo Bennato, Claudio Baglioni ci ha dato il suo contributo, insomma abbiamo avuto una prima edizione molto ricca e questo ci ha spinto a riproporla anche quest'anno. Ma come programma cosa ci riserva quest'anno? Allora, noi iniziamo l'8 luglio sera con lo spettacolo teatrale Lampedusa Snow di Lina Prosa, è la seconda parte della trilogia del naufragio. L'anno scorso abbiamo proposto la prima con Lampedusa Beach, quest'anno torniamo con Lina Prosa sempre e l'attore italo-capoverdiano Federico Lima. Poi la stessa sera ci sarà uno spettacolo musicale con Chiara Civello, Antoine Michel e Stani Ruggero dei Bottari. L'indomani mattina in aeroporto, nella sala convegni dell'aeroporto, alle 10 un convegno valido anche per i corsi di formazione dei giornalisti, solidarietà e informazione, da Lampedusa ad Amatrice, l'Italia bella è ferita, l'abbiamo chiamata, sarà presente, ci sarà una sorta di gemellaggio con Amatrice, sarà presente il sindaco Sergio Pirozzi e tante altre personalità del comune di Lampedusa, il sindaco Orlando e naturalmente dell'ordine dei giornalisti della federazione della stampa. Poi la sera, nel pomeriggio, una partita di calcio dove giocheranno tutti i nostri ospiti, anche i migranti del centro di accoglienza e la sera la consegna dei premi. Lampedusa è terra di accoglienza. Lampedusa, Palermo, l'arcipelago Sicilia, terra di accoglienza, un'occasione per ricordare Cristiana Matano, ricordare una giornalista che non è nata a Lampedusa ma da migrante si è innamorata di Lampedusa, mandando un messaggio, che è un messaggio che la patria è il luogo dove noi decidiamo di vivere, la patria è il luogo che noi amiamo tanto da decidere di viverci, ecco la ragione per la quale il messaggio di Cristiana, che ancora oggi è vivo ed è forte, da Lampedusa, è un messaggio che dice rispetto alla persona umana, di ogni persona umana, e che si collega perfettamente alla Carta di Palermo, che afferma essere la mobilità internazionale un diritto umano inviolabile. Nessuno può essere condannato a vivere, a morire, peggio ancora a farsi ammazzare, nel luogo scelto dai genitori per farlo nascere.